Eccoci qua, Cucinando con MD, anche oggi una buona esplosiva ricetta, ma perché c'è lui, il nostro chef Ferio, che sta già all'opera. Perché c'è lei, c'è la castagna, oggi non è la protagonista del piatto, oggi, ma ci accompagnerà, ci aiuterà a definirlo. Il vero protagonista oggi è il filetto di manzo. Un bel taglio, tra l'altro, di filetto di manzo. Un taglio nobilissimo. E lo faremo in padella con granella di pistacchio e di mandorle. Wow! E castagne. Chef, è una sorpresa il piatto di oggi. È una sorpresa. Realizzando. Allora, Mary, io già ho messo queste castagne in acqua bollente per qualche minuto per aiutarmi a sbucciarle. Poi da quest'altra parte abbiamo il nostro filettino, guarda. Gli mettiamo un po' di sale. Tra l'altro è un bel taglio, quindi deve essere abbastanza taglio. Spesso, chef. Almeno due dita, vedi? Grammi 180-200 grammi. Un filo d'olio, questo già te l'ho insegnato, il perché? Si deve ammorbidire la carne. No, perché l'olio... Lo so, perché l'olio è un buon conduttore, visto che dobbiamo gratinare. Allora abbiamo bisogno, insomma, dell'olio che ci aiuti per una cottura omogenea, ma al contempo anche bella croccante. Bravissima. Nelle parti esterne, chef, e morbida e succosa dentro, altrimenti esatto. Si secca tutto brucia e non viene più buono. Esatto, Mary. Lo sapevo. Sei bravissima. Allora, nell'altra padella, che facciamo? Gli mettiamo olio extravergine, un po' del buon nostro burro, che ci vuole, Mary, non deve mai mancare. Con la cottura del filetto. Io sono curiosa proprio con le castagne, chef. Con le castagne, il nostro cipollotto glielo mettiamo intero. Allora, il filetto lo facciamo appena brasare, vedi? Quindi appena scottato. Esatto, lo scottiamo. Lo brasiamo, gli diamo una brasatura. Poi che facciamo? Una doppia cottura oggi gli diamo. Ah, quindi al filetto restituiamo una doppia cottura. Quindi attenzione, non perdetevi i passaggi di questa ricetta. Gli abbiamo dato questa. Davvero singolare oggi. Questo sapore di arrosto, di carne arrosto, vedi? E l'abbiamo marcato. Poi lo infariniamo per bene. Vedi, leggero e lo mettiamo in padella. Merimè, questo è un piatto da nobili. È vero, chef. Ma tu lo sai che questo è l'unico. Dimmi, mi cara. Sto rilassando e per come stai preparando sarà per la puntata che è stata bella piena. Però l'odore del burro che si ammorbidisce, questo rumore, molte volte diciamo, lasciamo parlare veramente. Bravissima, Mary. All'onomatopea del piatto, no? Perché ci rimanda dei suoni molto particolari, in questo caso molto rilassanti, ma poi il profumo che il burro emana, chef, insieme alla carne che già ha rilasciato la sua aroma. Esatto. A questo punto, Mary, aggiungiamo le nostre castagne, gliele mettiamo intere, Mary, che andranno a sfaldarsi man mano. Che buon odore, chef. Vedi. Quindi deve venire l'abbiamo un po' stufato. Appena, esatto, no, viene, no? Vedi, è rosolato in padella. Se riusciamo ad usare un burro chiarificato, ancora meglio, evitiamo di bruciare il burro. Lo cuociamo piano, fiamma bassa, vedi, costante e bassa. Gli facciamo la marcatura. Inseriamo la nostra granella di nocciole e pistacchi, alziamo un po' la fiamma. A questo punto, varie visioni: chi preferisce vino rosso, chi preferisce vino bianco. Io preferisco acqua per sentire tutti i sapori degli ingredienti che abbiamo messi. Quindi andiamo a fare una cottura in padella del nostro filetto. Vedi, semplicissimo, pochissimi passaggi, ma è una cottura delicata e parsimoniosa, vedi? È semplicissima. E poi con la farina che abbiamo rosolato
abbiamo questa cremina, questa consistenza, vedi Mary? Che è una cremina che si ottiene sia con la farina e sia con le castagne che abbiamo inserito. Un altro po' è un di liquidi. Chef, toglimi una curiosità. Poi chi richiede molta preparazione, accuratezza, anche per l'appunto cura di dettagli, no? Nella preparazione, è sicuramente una portata che al tuo ristorante Mangiando sul Serio c'è e che sicuramente però impiega un bel po' di tempo nella sua realizzazione. Eh sì, Mary, ma già chi lo ordina, già chi ordina un filetto già sa che il tempo di preparazione è un po' più lungo del solito, no? Anche perché bisogna starci, coccolarlo, anche perché ecco, cioè, l'attenzione, infatti non preferisco non distrarti quest'oggi. Assolutamente, mi sto divertendo, guarda. A cuocere e a fare in modo che riesca e per restituire per l'appunto al nostro pubblico da casa l'immagine poi effettiva, no? Perché loro più tardi, ma anche ora, riprendono questo momento di diretta e quindi hanno bisogno di scoprire i passaggi per un risultato davvero sorprendente. E poi voglio farti notare come la granella aderisce perfettamente, esatto, alla carne, anche se non abbiamo battuto la carne prima. Chef, l'utilizzo della castagna, se puoi ecco motivarlo un po' di ma più. Ma la castagna per lasciare un po' di amido in modo che creiamo questa cremina. E poi lo vedo un ottimo, visto che abbiamo messo già della frutta secca, quindi pistacchio e mandorle, ho seguito quella linea e ho preferito metterci anche la castagna. Poi la serviamo come contorno, no? Come contornino. Allora Mary, è quasi pronto, però oggi lo serviamo in modo diverso. Lo mettiamo sul tagliere, la cremina la lasciamo. Chef, ci suggerisci anche un altro aspetto? Come mi accorgo che la cottura è giunta alla sua cottura ideale? Questo, la temperatura è una carne che va mangiata al sangue, quindi una cottura brevissima, vedi? Coccolosa, come abbiamo detto. Coccolosa. Attenzione. E vi devo dire che se vi piace la carne un po' più cotta, possiamo cambiare taglio e usare un Angus, una bistecca, una paiardina, ma non rovinate il filetto, per favore. Vedi com'è bella sta cottura, Mary. Mi piace questo piatto di oggi. In realtà tutti i piatti che ci prepari ogni giorno sono buonissimi, sono diversi, sono allettanti, invitanti, golosi. Però anche questo modo di proporre il filetto in maniera non scontata, non banale, tra l'altro con un ingrediente tipicamente di questo periodo, quale la castagna, sicuramente. E il cipollotto. Il cipollotto sicuramente ci apre alla fantasia, ma anche al gusto, chef. Possiamo chiederti questo piatto, quindi, cioè. Allora, questo piatto nasce. Molto richiesto da te. Questo piatto nasce per l'esigenza di un mio commensale. Ovvero? Che me l'ha chiesto, mi diceva che lo mangiava tanto tempo fa al suo paese in Molise e me lo propose. Io l'ho fatto mio, perché vi devo dire, anche aggiungendo anche altri ingredienti, si sentono tutte le spezie, tutti gli aromi, tutti gli ingredienti che noi andiamo a utilizzare. Questo è un piatto dove può essere utilizzato anche un bel porcino, una tagliata di porcino fresco al momento. Ma da accompagnare con quella castagna? A crudo, sì. Ah, ok. Una bella tagliata grattugiata di porcino secco, o ancora più bello, un bel tartufo. Una grattugiata di tartufo. Ci piace. Via. Chapeau davvero. Mary, semplicissimo, nobile, velocissimo. Velocissimo non proprio, chef, perché cioè, nel senso velocissimo. Che veloce, però ha bisogno davvero della sua cura. L'unica pecca che è un po' costoso. Sì, però come dicevi giustamente tu, è un piatto nobile, volutamente ricercato, quindi naturalmente se ci incliniamo verso un piatto del genere perché abbiamo voglia di assaggiare una tagliata di filetto assaggiare. In maniera totalmente diversa. Hai detto benissimo, assaggiare, quindi mentre tu saluti, io assaggio. Posso dire chapeau?
A te, a tutti voi, grazie, buon complimenti appetito. A Chef Ferio, solo qui in diretta da Mattina Live, in esclusiva per voi, tante ricette buone, appetitose e sempre diverse, davvero molto creative, creative come quella di oggi, proprio inatavi da Chef Ferio, tanto gusto, tanta creatività, nobilità negli ingredienti e c'è davvero tanto ancora da aspettarsi, quindi non perdetevi il nostro Cucinando con MD, ricette in tempo reali e naturalmente c'è anche poi Chef Ferio che... Com'è? Che ho finito di mangiare buonissimo. Che giudica, che si giudica. Ho aggiunto solo un po' di sale mentre tu parlavi. Che non l'hai fatto forse prima? Pochissimo, l'ho salato solo in superficie quando abbiamo marinato. Ma adesso è perfetto, vai. Chapeau anche oggi, ti hanno mai detto che sei bravissimo? Sì, glielo dico io tutti i giorni e grazie a voi che ci seguite davvero con tanto affetto in questo momento di diretta. Grazie, ci ritroviamo presto. Bacini Mariù, buon proseguimento di giornata.